Buongiorno a tutti, oggi presentiamo Progetto Idraulico 6, il nuovo software di FinSon dedicato al mondo dell'idraulica e termoidraulica. Dal menu File abbiamo la gestione degli utenti, la possibilità di impostare una password di accesso, l'esecuzione delle operazioni di backup e ripristino, la possibilità di impostare un archivio esterno o creare un nuovo archivio su cui lavorare. Il pulsante Esci per uscire dall'applicazione. Dal menu Anagrafiche abbiamo la gestione delle anagrafiche clienti con il CRM, le anagrafiche dei fornitori, le anagrafiche dei tecnici, le anagrafiche degli articoli, le prestazioni e l'anagrafica azienda. Dal menu Magazzino potremo andare a eseguire le operazioni di carico e scarico di magazzino, l'inventario, le valorizzazioni di magazzino, la gestione dei sottoscorta e la gestione dei magazzini. Il programma è multimagazzino. Dal menu Documenti potremo andare ad emettere fatture, fatture pro forma, ricevute fiscali, documenti di trasporto, preventivi, note di credito, ordini a fornitore, ordini da clienti, fatture d'acquisto. Il programma permette, per quanto riguarda le fatture, sia di eseguire fatture cartacee che fatture in formato elettronico. Il software è pienamente compatibile con il servizio FinSon Express, il servizio di FinSon per firma, invio e ricezione e conservazione delle fatture elettroniche. Avremo quindi anche la possibilità di emettere fatture elettroniche in formato semplificato, note di credito in formato semplificato, fatture elettroniche verso privati, verso la pubblica amministrazione, note di credito elettroniche verso private, note di debito. Inoltre, potremo andare a visualizzare il riepilogo giornaliero delle vendite e visualizzare le fatture ricevute. Dal menu listini e tariffe potremo andare a creare e gestire vari tipi di listini con ricarichi o sconti e tariffe. Anche in questo caso potremo andare a impostare un ricarico o uno sconto. Dal menu lavorazioni abbiamo la gestione dei lavori, i rapportini di lavoro, le dichiarazioni di conformità, l'agenda di lavoro, la lista appuntamenti, i turni di lavoro, la gestione delle presenze, la possibilità di inviare comunicazioni ai nostri clienti, i rapporti di controllo tecnico e i rapporti di controllo EE di tipo 1. Dal menu tabelle potremo andare ad impostare le aliquote IVA, le causali di magazzino, le condizioni di pagamento, i dati ricorrenti degli articoli, come le tipologie, le marche, le unità di misura o i gruppi di appartenenza di un articolo, le banche e le voci di bilancio. Dal scadenzario potremo andare a visualizzare le scadenze clienti, le scadenze fornitori e le scadenze dei controlli periodici. Dal
Dal menu contabilità, il programma ci permette di visualizzare le operazioni di cassa, il libro cassa e il bilancio. Dal menu Visualizza potremo decidere se visualizzare o nascondere la barra destra con i controlli, gli appuntamenti e le scadenze e modificare le immagini di sfondo. Dal menu Statistiche, il programma ci permette di eseguire statistiche sul fatturato, sulle vendite per articolo, sulle vendite per cliente, gli acquisti per fornitore e le vendite per tipologie di articolo. Il programma, sotto la barra dei menu, presenta una barra di pulsanti da cui potremo andare a richiamare facilmente le principali funzioni del programma, come le anagrafiche dei clienti, le anagrafiche dei fornitori, gli articoli, le operazioni di carico-scarico di magazzino, l'inventario, l'agenda, le valorizzazioni di magazzino, la gestione dei lavori, le fatture di vendita, le ricevute fiscali, le note di credito e gli ordini a fornitore. Grazie per averci seguito. Buona giornata da Finson.